Hey guys, bentornati sul mio canale. Oggi faremo un tutorial su questo look che vedete qui. È un Halo Smokey Eyes sui toni dell'oro e del marrone. Questo look è veramente molto semplice da ottenere e risalterà soprattutto gli occhi castani. Per questo makeup tutorial ho cercato di utilizzare solo prodotti drugstore, quindi prodotti economici e che tendenzialmente potete trovare nei negozi, a parte forse un paio di prodotti che potete trovare online, ma che sono comunque economici. So che vi piacciono particolarmente i tutorial in cui utilizzo prodotti che sono alla portata di tutti, quindi spero di avervi accontentato con questo video. Se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e direi di passare direttamente al makeup tutorial. Cominciamo! Come primer oggi utilizzo il Wet n Wild Coverall e vado a stenderlo su tutto il viso con le mani. Assicuratevi sempre di avere le mani pulite prima di mettere il primer, altrimenti rischiate di andare a diffondere i batteri sul viso e a crearvi brufoli non necessari. Come fondotinta oggi utilizzerò un mix tra il L'Oreal Infallible nella shade Golden Beige e il Wet n Wild Photofocus nella colorazione Nude Ivory. Ovviamente se avete un fondotinta che combacia con il colore della vostra pelle non avete bisogno di andare a mischiare due fondotinta diversi, potete utilizzarne uno solo. Io però per adesso non ho nessun fondotinta che combacia perfettamente col colore del resto del mio corpo, quindi devo andare a mischiare due colori per ottenere quello ideale. E lo vado a stendere su tutto il viso utilizzando la spugnetta di Real Techniques. Ovviamente vogliamo andare a sfumarlo anche sul collo, così non abbiamo l'effetto mascherone con la lineetta di fondotinta che si ferma proprio sotto la mascella. Penso che questa sia la mia nuova combinazione di fondotinta preferita, visto che l'Oreal Infallible ha una coprenza veramente meravigliosa e il Photofocus invece ha un effetto molto di pelle omogenea e perfetta e insieme sono... Come correttore oggi utilizzo il Maybelline Cancella Età, questo lo potete trovare in qualsiasi negozio, sia nei supermercati, sia nei Lillapois, o nei punti vendita acqua e sapone. Vado a metterlo anche sulle palpebre per creare una base per l'ombretto che andremo a mettere dopo. E lo vado a mettere anche su fronte, naso e mento per andare a bilanciare tutto, per rendere il viso molto più uniforme. E vado di nuovo a sfumare con la spugnetta di Real Techniques. Vado a settare il correttore con una cipria traslucente e utilizzo la RCMA No Color Powder. Questa è una cipria molto economica, potete acquistarla sul sito di Beauty Bay. Se invece cercate una buona cipria del drugstore, ho sentito dire che quella di Maybelline nella linea Fit Me è molto buona e anche la Stay Matte è buonissima. Io personalmente non le ho mai provate, non ve le posso appunto raccomandare perché non le ho mai provate in prima persona. Vado a mettere la cipria su tutto il viso utilizzando questo pennello di Real Techniques che è il Multitask Face Brush. Vado a fare un po' di contouring e utilizzo la Wet n Wild Contouring Palette nella colorazione Dulce de Leche. Utilizzo la colorazione color banana con questo pennellino sempre del kit di Real Techniques, che è il Multitask Cheek Brush, che vado a metterla sotto gli occhi per andare ad illuminare di più questa zona. E poi prendo sempre lo stesso pennello che mi avete visto utilizzare prima e vado a fare il contouring, utilizzando il colore più scuro. Se usate questa palette per fare il contouring, vi consiglio di andarci con la mano molto leggera, perché le colorazioni sono veramente ultra pigmentate, quindi è meglio andare con poco prodotto alla volta. Come blush utilizzo questo qui, che è di Debby nella colorazione numero 6 Bronze. Come illuminante oggi utilizzerò questo ombretto di Kiko che è nella colorazione numero 2 Light Gold. Sulle sopracciglia uso questa matita di L'Oreal che è il Brow Artist Expert nella colorazione brunette. Passiamo alla parte divertente, cioè gli occhi. Sugli occhi oggi utilizzerò la 35T di Morphe, che è questa palette che vedete qui. Uso questo colore come shade di transizione con un Morphe M441. Vado a mettere questo marrone scuro su tutta la palpebra mobile con un M433. E vado a sfumarlo nella piega sempre con lo stesso pennellino. Ora potete utilizzare qualsiasi colore brillantinato della palette, sinceramente sono tutti bellissimi. Io però oggi voglio utilizzare questo qui, che è un oro puro. Vado ad applicarlo al centro della palpebra mobile con un MAC 242. Riprendo questo E18 di Morphe e riprendo questo marrone scuro. L'utilizzo di un pennellino più piccolo e più denso fa in modo di applicare più prodotto e di renderlo molto più intenso
ed evidente. Vado ad applicarlo nell'angolo esterno e nell'angolo interno andandolo a sfumare con l'oro che abbiamo messo prima. Prendo questo Sigma I45 che è un pennellino da sfumatura, ma è molto più piccolo ed è molto più appuntito per andare a sfumare meglio nella piega dell'occhio. Se volete potete tranquillamente lasciarlo così, io però voglio che l'oro sia ancora più visibile, quindi riprendo lo stesso pennellino e lo stesso oro che abbiamo utilizzato prima e questa volta bagno il pennellino con un po' di Fix Plus di MAC e vado a riapplicarlo al centro della palpebra. Non sono ancora soddisfatta della pigmentazione di questo oro, quindi prendo la NYX Ultimate Eyeshadow Palette in Warm Neutrals e prendo questo colore qui, sempre con lo stesso 242 di MAC. E vado ad applicarlo direttamente sopra l'oro che abbiamo appena messo. Ora con lo stesso E18 di Morphe vado a riprendere il primo colore che abbiamo utilizzato, che è questo qui, e vado a metterlo nella lower lash line, quindi nella linea inferiore dell'occhio, vicino all'attaccatura delle ciglia, per andare a mettere insieme la palpebra superiore con la linea inferiore dell'occhio. Riprendo per l'ultima volta l'oro, sempre con il 242 di MAC, e vado a metterlo nella lower lash line, sempre stando al centro. Passiamo al mascara, oggi utilizzo il False Lashes Mascara di Essence e vado a metterlo sia sulle ciglia superiori che inferiori. Come ciglia finte applico le Ardell Demi Wispies. Passiamo all'ultimo step, che è il rossetto, e oggi utilizzo il Super Stay Matte Ink di Maybelline nella colorazione Loyalist. Ok guys, questo completa il nostro makeup tutorial, spero tantissimo che questo look vi sia piaciuto, come sempre thank you so much for watching e ci vediamo nel prossimo video, ciao!